Si è svolto presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Teramo l'incontro tra gli studenti e Pietro Grasso, presidente della Fondazione Scintille di Futuro, ex procuratore antimafia ed ex presidente del Senato. L'incontro è stato organizzato dalla Scuola di Legalità e Giustizia dell'Università di Teramo, coordinata da Fiammetta Ricci. Un confronto tra Pietro Grasso e gli studenti dei poli liceali per rispondere alle domande dei giovani su mafia, legalità e Costituzione. La mafia è un tema da cui partiamo per poter far comprendere come ci sia un sistema, ci può essere nel nostro paese un sistema che rende meno liberi i cittadini, che li condiziona nelle loro azioni, che fa delle pressioni. E questo sistema di potere può partecipare anche un'organizzazione criminale come le mafie in senso generale. E quindi, portando nell'attualità, la vera legge antimafia è la nostra Costituzione, che garantisce diritti appunto di libertà, di eguaglianza, di cittadinanza, di rispetto dell'ambiente, di rispetto degli altri. E da qui partiamo a valori e ideali che io ho avuto come testimoni in Falcone, in Borsellino, i miei amici e colleghi che non ci sono più. Quindi è un mix tra appunto passato, storia, presente e costruiamo un futuro. Un incontro che arriva a conclusione del progetto fortemente voluto e sostenuto da Conad Adriatico. Per noi questo è un pezzo di un percorso che abbiamo iniziato alcuni anni fa con la Fondazione Conad. Nel 2022 abbiamo fatto questa fondazione che raccoglie tutte le nostre iniziative del terzo settore. E quella di portare il concetto della legalità all'interno dei giovani è estremamente importante in un mondo in cui si ricevono messaggi da tutte le parti, anche con poca chiarezza. La Fondazione Conad oramai è da tempo che si occupa del tema della legalità. Pietro Grasso credo che che sia l'emblema che può rappresentare meglio di chiunque altro questo tema. E trasmettere ai ragazzi queste cose è veramente molto molto bello e speriamo di farne tante altre.